Mezzanotte e 23 minuti in questo momento. Buonasera, benvenuti a Night Desk per cercare di dare un senso e capire la giornata. Giornata che è stata caratterizzata da un dibattito, un botta e risposta all'ennesima presentazione del libro di Bruno Vespa fra Alfano e Renzi. E era abbastanza atteso questo incontro, perché le punzecchiature del segretario del PD Renzi nei giorni scorsi c'erano state, c'era stato il discorso quando domenica c'era stata l'investitura ufficiale per l'appunto come segretario. Molti cominciavano a sostenere che in qualche modo venisse minato il governo, che ci fossero attacchi. Non era, insomma, solo una supposizione diretta ad Alfano e a tutto il nuovo centrodestra. E questa sera c'è stato questo incontro e si è parlato di tante cose, di moltissimi argomenti. Si è parlato di riforma del lavoro, di riforma elettorale, di come riformare il Senato, di finanziamento ai partiti. Vedremo tutto questo fra pochissimo, perché nel frattempo alla Camera si lavorava. Finalmente ieri sera alle 2 di notte è stata chiusa, diciamo così, la partita sulla legge di stabilità. Domani si dovrebbe andare in aula, molto probabilmente verrà messa la fiducia, perché poi la legge andrà ancora al Senato per un'ultima lettura e quindi i tempi sono strettissimi, ma già questa sera cominciamo a vedere quali sono le novità importanti che ci riguardano. E poi lo sapete, era annunciatissima, forse anche un po' temuta, la manifestazione del coordinamento del 9 dicembre, dei Forconi se preferite, e è stato un po' un flop, e di questo probabilmente parleremo anche, come parleremo anche del seguito della vicenda di Lampedusa, perché non è uno scandalo, diciamo, solo nazionale, ha avuto un riverbero, un'eco europea, perché immediatamente dall'Europa ci hanno detto attenzione, perché non si possono mantenere dei centri di accoglienza in questo stato, vi togliamo i soldi che ci hanno dato proprio per aiutarci ad accogliere i migranti. Non solo, ma noi a giugno abbiamo un importante appuntamento in Europa proprio per discutere di immigrazione. Come ci arriviamo se alle spalle abbiamo questa vergogna? Lo vedremo anche in questo caso. Dopodiché, sì, sono successe altre cose. C'è stato, è continuato il dibattito, ovviamente, sul decreto che riguarda le carceri, perché oggi c'è stata una fuga clamorosa di un pluriomicida. Non ne sapevano nulla al carcere di Marassi, da cui l'avevano fatto uscire per un permesso premio. È evidente, insomma, che anche questo ha animato il dibattito politico. Questo è quello che è successo oggi, perché poi in serata ci sono state altre due novità che mi aiuteranno a raccontare i miei due colleghi che sono in studio. Giancarlo Feliziani, buonasera, per la redazione politica, e Damiano Ficoneri per la redazione economia ed esteri. Buonasera. Damiano. Allora Giancarlo, partiamo subito da te e poi dopo andiamo a vedere i giornali, perché appunto c'è una novità già stasera che riguarda Berlusconi. Sì, infatti. Allora andiamo in ordine di tempo, perché c'è stato l'incontro con i parlamentari di Forza Italia per gli auguri di Natale. Naturalmente Silvio Berlusconi ha parlato. Leggiamo rapidamente solo i titoli delle agenzie. Cosa ha detto? Ha detto: manderò 2 milioni di lettere a chi aveva aderito a Forza Italia. I club Forza Silvio sono la nostra arma per vincere. Il combinato disposto di Magistratura Democratica e Sinistra sta compiendo l'ultimo colpo di Stato. Si mettono d'accordo perché vogliono eliminarmi. Dobbiamo chiarire agli italiani che siamo in una repubblica giudiziaria. Serve una riforma della giustizia, perché adesso siamo al Medioevo. E quello che sta capitando a me all'estero viene definito in un modo: colpo di Stato. Così questa sera Berlusconi vi diceva. Bello bellicoso. Sì, vi diceva Flavia Fratello che c'è stato questo faccia a faccia questo pomeriggio. Aspetta, in occasione di quello parliamo fra un attimo. Aspetta, aspetta. Cioè, intanto ho dato i titoli di Berlusconi e Damiano ci dà il titolo invece della novità che riguarda Bruxelles, che arriva da Bruxelles. Sì, c'è stata una notizia che arriva dall'Ecofin di Bruxelles. È stato raggiunto un accordo, diciamo, sulla seconda parte dell'Unione Bancaria Europea per quanto riguarda il salvataggio delle banche in difficoltà. C'era un dibattito tra Italia e Germania su come farla, è passata la linea italiana, Saccomanni molto soddisfatto. Il fatto che gli investitori che per primi, diciamo, hanno le mani in quelle banche debbano per primi fare fronte
al salvataggio della banca in questione, quindi non il denaro pubblico, non gli stati e neanche quel fondo che voleva costituire la Germania, per costituire il quale ci sarebbero voluti 10-15 anni, e quindi nel frattempo le banche in difficoltà si sarebbero trovate in una situazione fondo che fra l'altro era abbastanza ridicolo, perché forse vale la pena ricordarlo, no? Si parlava di una cinquantina di miliardi, quando la sola Germania per salvare le proprie di banche ne ha spesi 64, quindi sarebbe comunque stato... Tra l'altro con questo periodo di crisi di banche in difficoltà abbiamo viste molte, parecchie. Anche banche di sistema, cioè banche che possono affondare l'economia di uno Stato. Allora, queste le ultimissime novità della serata. Vi presento anche i nostri ospiti. L'onorevole Antonio Leoni per il nuovo centrodestra. Buonasera e benvenuto. Buonasera, e il senatore invece Gianluca Susta di Scelta Civica. Buonasera, buonasera e benvenuto anche grazie a lei. Allora, andiamo a vedere i giornali. Vediamo come impostano appunto la giornata e poi ritorniamo invece alla notizia che vi raccontavamo appunto di questo dibattito Alfano-Renzi. Allora, partiamo dal Messaggero. Messaggero che per l'appunto già di questo ci parla, legge sul voto Renzi accelera, perché è uno degli argomenti di cui si è per l'appunto parlato. Il leader PD, dice il Messaggero, sonda il Movimento 5 Stelle e avverte Alfano, la riforma non si fa a maggioranza. Altolà di Letta. E poi sulla legge di stabilità, caos manovra, oltre 800 emendamenti si va verso la fiducia, unione bancaria, accordo della UE vicino, in realtà è stato per l'appunto superato perché abbiamo appena visto che questo accordo è stato raggiunto. Andiamo avanti, dal Messaggero al Sole 24 Ore, ci parla ancora della legge di stabilità, la notizia è che è stata alleggerita la web tax o comunque insomma modificata questa tassa, corsa alle micro spese, Squinzi, presidente di Confindustria, vede Letta e gli dice insufficienti le risorse del cuneo fiscale, ed è una questione che ha già tirato fuori diverse volte. Il Giornale invece, che ci mostra la foto notizia dei forconi, l'abbiamo vista in prima pagina, dice questi sono pazzi, portano l'Italia allo sfascio, ed elenca tre punti: follia fiscale, più tasse agli artigiani per trovare i soldi per gli esodati, follia politica, il governo regala milioni di euro a De Benedetti, vedremo, è una norma che si trova in una legge che si chiama Salva Roma, di cui si sta discutendo, vedremo fra un attimo di che cosa si tratta. E poi follia giudiziaria, bloccano Berlusconi ma fanno fuggire un serial killer. Del serial killer vi abbiamo appena parlato, Berlusconi, perché lui voleva andare domani a Bruxelles a partecipare a una riunione importante, ma essendo senza passaporto non può uscire dall'Italia. E questa è per l'appunto la foto della manifestazione a Roma dei forconi, se la Chiesa benedice i forconi, questo è il titolo scelto. E poi su Lampedusa il lager gestito dalle COP rosse, così lo legge il Giornale, il centro dove gli immigrati erano umiliati coordinato da un ente affiliato a Lega COP. E va bene, Giornale, andiamo avanti. Questa invece è l'Unità, l'Unità che riporta un altro appunto degli argomenti discussi fra Renzi e Alfano, eccolo qua, no al derby sull'articolo 18. Il leader PD, se riparte lo scontro ideologico siamo finiti, bisogna creare occupazione. Il piano del lavoro oggi in segreteria, quindi andrà in segreteria e c'è tensione. Ci sono delle interviste a Faraone che dice che bisogna tutelare i precari, Orfini, non copiare la Fornero. Questa è l'Unità e a centropagina ecco invece come legge la manifestazione dei forconi, piazza senza popolo, il flop dei forconi. Andiamo avanti. Il Fatto Quotidiano mette insieme anche il fatto, diverse notizie che hanno a che vedere con la legge di stabilità e con la legge che invece si sta discutendo, il Salva Roma, giochi, banche e caltagirone, il governo dei larghi favori. In Parlamento la maggioranza di Letta si dedica alle lobby amiche e poi vedremo appunto nel dettaglio. Andiamo a guardare Libero, primo sì alle nozze gay, non ce ne eravamo accorti, ma così pare che stia succedendo. Blitz di PD e grillini in Senato. Corsia preferenziale per le leggi che introducono i matrimoni omosessuali. In realtà, per l'appunto, è solo un inizio di discussione, non c'è ancora nulla di fatto. Però, sostiene Libero, la strana maggioranza spiazza il nuovo centrodestra. Dopo Libero vi voglio far vedere Avvenire, che torna sulla legge di stabilità, dice è scritta ma le famiglie soffrono, quindi già un giudizio di merito. Andiamo rapidissimamente ancora a vedere
La Padania, chi paga Casa dei Rom e debiti di Roma? Andiamo ancora a vedere Milano Finanza, che dovrebbe essere l'ultimo. Eccolo qua, due notizie economiche interessanti, perché una riguarda quello che sta succedendo negli Stati Uniti. La Fed, che smette di comprare i titoli di Stato, rallenta, e però Wall Street è da record. E ancora l'Alitalia, che sta per essere comprata probabilmente dagli Emirati Arabi. E anche questo è stato argomento ovviamente oggi di discussione. Allora, signori, le cose sono tantissime. Giancarlo, procediamo rapidamente, cominciamo allora a parlare di quello che ci hanno detto Alfano. Allora, bisogna dire che se fosse stato un incontro di pugilato sarebbe finito per KO tecnico a favore di Renzi, che davvero ha strapazzato il vicepresidente del Consiglio. Molti, naturalmente, i passaggi importanti, ne abbiamo selezionato qualcuno. Cominciamo naturalmente con la legge elettorale. Questo è un breve passaggio di Renzi, sentiamo. Chi fa le leggi elettorali a maggioranza sbaglia. Poi, se non ci sono alternative, si fanno a maggioranza. Noi la legge elettorale dobbiamo farla subito, senza dire che se si fa la legge elettorale si va a votare. Ecco, senza dire che se si fa la legge elettorale si va a votare. Questo è un po' il senso di questo pomeriggio. Poi naturalmente è cominciato il botta e risposta. Botta e risposta? C'è già stata una risposta di Alfano sulla legge elettorale? No, qui parliamo di finanziamento dei partiti. Allora no, voglio subito sentire i nostri ospiti sulla legge elettorale, perché direi che sia un elemento fondamentale, perché si era anche parlato di abboccamenti. Abbiamo visto il Messaggero, dice ci si mette d'accordo con il Movimento 5 Stelle. Oggi il Corriere della Sera invece parlava di un abboccamento con Forza Italia. Insomma, vi stanno praticamente facendo fuori entrambi, il nuovo centrodestra e Scelta Civica, e fanno gli accordi con gli altri. Io non ho visto il derby, come è stato chiamato, tra Renzi ed Alfano, però francamente da questo stralcio, questo scorcio di intervento sulla legge elettorale da parte di Renzi, non è che io abbia capito granché, non penso che neanche gli italiani hanno capito granché. Uno che dice la legge elettorale non si fa a maggioranza, se poi se non c'è alternativa si fa a maggioranza. Grazie al cavolo, disse quello. Scusatemi, che cosa significa? Che comunque la legge si deve fare. Se evidentemente non c'è un accordo di ampia portata, si fa anche a maggioranza. Quindi che cosa ha detto? Ha detto esattamente che le cose possono andare che bisogna sbrigarsi, che entro la prima settimana di febbraio però vorrei capire a beneficio dico che questa sera Alfano, proprio nella riunione dei gruppi, ha detto il leader del nuovo centrodestra è riunito stasera, ha confermato la necessità di una accelerazione sulla riforma della legge. L'onorevole c'era alla riunione, quindi si spera che abbia sentito. È chiaro che l'accelerazione ci deve essere, non solo perché la Corte Costituzionale, tutto quello che c'è sotto, ma che oramai sta diventando ridicola la cosa. Ma il problema è, a questo punto, Il problema è che si farà con la maggioranza, all'interno della maggioranza si discuterà della legge elettorale. No, sai perché glielo chiedo e insisto? Sì. Perché un paio di settimane fa, quando fra i nostri ospiti c'era un suo compagno di partito, il senatore Giovanardi, ha detto che per fare la legge elettorale ci sarebbe voluto un anno. Allora, dalla previsione di un anno alla previsione di alla prima settimana di febbraio c'è un po' di differenza. Evidentemente dovevamo già averla fatta. Esatto. Bisognava già averla fatta, semmai. Il problema. Sì, ma non lo venga a dire a me, perché siete voi che dovete farla. Ma poi le spiego perché potevamo già farla. L'accelerata comunque ci sarà. Una cosa è certa, ci sarà. Poi chi c'è, c'è. Nel senso che se ci mettiamo d'accordo all'interno della maggioranza di seguire un certo percorso, di seguire un certo iter, che può essere condiviso anche dalle opposizioni, tra virgolette, ma sapete che cosa vi fa intendere che bisogna andare avanti e che la faremo sicuramente? Tutto quello che sta accadendo, gli abboccamenti tra Forza Italia, Movimento 5 Stelle, tutta una serie di cose che sono al di fuori non solo della maggioranza, ma che sono al di fuori dalla concezione nostra, insieme anche al PD, sul tema della legge elettorale.
Vi dico che sarà fatta la larga intesa sulla legge elettorale, si cercherà, se non ci sarà intesa la più ampia possibile, comunque sarà portata a termine. Ma la se riforma. Si fa fuori dalla maggioranza cade il governo? Ma guardi, io dico questo, domenica c'è stata l'assemblea, sabato domenica, del Partito Democratico dove Renzi ha parlato davanti alla, davanti alla platea dell'assemblea del PD. Lì c'è stato un patto pubblico tra il Presidente del Consiglio e il Segretario del Partito Democratico che praticamente sposta tutto al 2015, la fine della legislatura. Ecco, io non credo che noi saremo quelli che devono fare la parte sporca di votare tutto ciò che è difficile anche da far digerire agli italiani in questo anno e mezzo, e su altri tavoli si trattano invece le questioni istituzionali e elettorali. C'è una maggioranza, si partirà da questa maggioranza anche per la legge elettorale, per discutere di Senato, di riduzione di parlamentari, eccetera. E in quel contesto si troverà un accordo. Io dico, noi abbiamo già votato una volta l'ordine del quindi giorno voi vi fidate. Sul doppio turno, un'altra volta il Mattarello, arrivare... Quindi vi fidate. PD e PDL è stato, non certo con noi. Allora, Giancarlo, secondo punto. Secondo punto è stato affrontato il finanziamento dei partiti. C'è stata una... quasi una scenetta comica, nel senso che Alfano ha detto beh, non guardiamo nello specchietto retrovisivo, e Renzi ha detto sì, va bene, non guardiamo, però alcune questioni sono in piedi, ci stanno e bisognerà tenerne conto. Comunque vediamo questa parte. Noi non dobbiamo fare un accordo con il PD per l'anno 2014, 15, 16 e 17, ma solo per un anno. Nella costruzione del ragionamento, del contratto di governo, noi non dobbiamo guardare lo specchietto retrovisore, perché possiamo stare a dibattere per giorni, giorni e giorni dicendo quello che di buono e di cattivo ha fatto il centrodestra e quello che di buono e di cattivo ha fatto il centrosinistra. Allora, vogliamo guardare all'anno 2014, chiudere lo specchietto retrovisore. Abbiamo detto di lasciare stare lo specchietto retrovisore, guardiamo il futuro. Allora io dico a Angelino, ok, io ci sto sulla legge elettorale, mi sta bene discutere del finanziamento, mi piace il modo con il quale affronti il tema del finanziamento, dice ci siamo sempre finanziati da soli, in questi ultimi 20 anni avete fatto un altro modo, ma va bene, non è un problema. No, no, ma va benissimo. Adesso è caduto in povertà. Noi, che dobbiamo perfetto. Fare? Con tanta gente che i soldi li ha messi in tasca, fai riferimento a uno che li ha dati. No, no, aspetta Angelino, allora, aspetta, facciamo così. Allora, i soldi messi in tasca, non so che tu ti riferisca. Mi riferisco agli scandali della Prima Repubblica. No, la Prima Repubblica, non so, io faccio notare che nella seconda sei stato in un partito in cui c'era uno che finanziava a piedi lista, per cui va tutto bene, però non è mica un problema, eh. Cioè, va tutto... Noi si è detto, non guardiamo con lo specchietto retrovisore, diciamo che voi con la macchina avete battuto e quindi non vedete con lo specchietto, per guardare indietro bisogna girarsi, e non volete girarvi, bene, perfetto, non si guarda indietro. Allora, hai ragione, effettivamente un siparietto abbastanza simpatico. Però il problema resta uno solo. Questi soldi, che in realtà cioè non è vero che viene abolito il finanziamento, perché comunque sono sottratti dalle tasse. Resta tutto così? Pensate che insomma si debba intervenire ulteriormente? Io non so quali saranno le modifiche che potranno essere apportate al provvedimento che è uscito dalle mani del governo. Però devo dire che da un punto di vista logico il fatto che il cittadino italiano possa decidere o non decidere di supportare il proprio partito nell'ambito delle tasse che paga. Sì, ma noi, appunto, sono tasse, non sono soldi propri, cioè sono tasse che il cittadino italiano dovrebbe comunque dare allo Stato. E che invece che dare allo Stato dà al partito, no. Ma sono tasse, sì, cioè non sono, è come se io avessi qua questi tre mucchietti, no? Questi sono i soldi che devo dare in tasse, questi sono i miei soldi dopo le tasse, giusto? Sì. Allora, questi io ve li do al partito, sì, questi qua io li dovrei dare. Non so se è ben chiaro il concetto. Se il cittadino italiano dice che i partiti non debbono avere soldi, non darà quel 2 per 1000. No, gli sta dicendo una cosa diversa. I soldi ve li possiamo anche dare, ma ve li diamo dai nostri soldi esentasso e non da quelli che vi dovremmo dare in tasse. Che forse è una cosa un po' diversa. Ci sono due formule. Due formule, esatto. Una è quella che consente ai cittadini di versare contributi ai partiti in certi modi e in certi limiti e potendoli detrarre dalle tasse. E l'altro modo è quello del concorso dello Stato.
Stato. Ecco, noi dobbiamo ricordare che è vero che c'è stato un finanziamento improprio della politica che è degenerato in un finanziamento illecito, in forme di corruzione che sono da perseguire e da condannare. Ma non dobbiamo dimenticare che i partiti politici sono strumenti essenziali nell'organizzazione della democrazia. Il fatto che si chieda ai cittadini, così come possono indicare il 5 per 1000 verso enti no profit oppure l'8 per 1000 a entità religiose, che si possa anche indicare che una parte delle entrate dello Stato vadano a dei soggetti che la Costituzione ritiene essenziali per lo sviluppo democratico. È tutta un'altra forma di controllo rispetto a prima, molto meno costosa, perché è chiaro che se non c'è l'indicazione del 2 per 1000 non va nulla. Chiaro. E quindi credo che, e dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo, cambierà moltissimo nel finanziamento. Allora, questo discorso vale per la Chiesa, può valere anche per la Chiesa. Certo, per ma infatti, chi contesta questa forma di finanziamento contesta anche le Chiese. Vi fermo perché dobbiamo dare la pubblicità un po' prima questa sera, quindi ci fermiamo adesso e ovviamente dopo continuiamo perché la lista di Giancarlo è ancora lunga. Mezzanotte 50, riprendiamo il racconto della giornata. Allora, Giancarlo Feliziani, dicevamo di questo dibattito fra Alfano e Renzi, si è parlato di legge elettorale, l'abbiamo vista, si è parlato di finanziamento ai partiti, si è parlato anche di lavoro, lo vedremo fra un attimo, però si è parlato anche di riforme, la riforma del Senato, poi cos'altro, si è parlato di diritti civili. Raccontaci un po'. Sì, in questo caso andiamo a vedere un passo in cui si parla del Senato e della Camera delle Autonomie Locali. E c'è quasi un negoziato in diretta, ne parla lo stesso Alfano. Vediamo. Il Senato. Andiamo alla sostanza. Il Senato. Accettate l'idea che il Senato possa diventare la Camera delle Autonomie Locali, cioè un luogo nel quale mandiamo i sindaci e i presidenti delle regioni a zero euro, senza indennità. Cioè non è che mandi con funzione elettiva, ho visto Quagliarella che a un certo punto ha detto poi dobbiamo rieleggere, no, non si elegge nessuno. Se Angelino è il sindaco di un comune capoluogo di Agrigento, io sono sindaco di Firenze, noi due in quanto sindaci sediamo al Senato. Se Angelino è presidente della regione Sicilia, io sono presidente Toscana, sediamo in Senato a zero euro con diverse competenze. La fiducia al governo la dà solo la Camera dei Deputati e il Senato è un luogo nel quale si discute. Aspetta, delle io lo chiediamo subito. Ci stai o non ci stai su questo tema? Guarda, no, la cosa è molto bella perché state assistendo non alla stipula ma al negoziato in diretta, il che è bello nel contratto. Allora, no, appunto è molto interessante, per cui io, guarda, ti rispondo, io sono assolutamente a favore a cambiare radicalmente la natura del Senato. Intendiamoci su tutto e si può fare anche l'accordo sul Senato. Ci dobbiamo chiaramente intendere su tutto come si fa in un contratto. No, non ho capito. L'ho capito. No, io l'ho capito benissimo. No, io no, infatti, ma te sei più intelligente. La domanda no, è, ho capito mi spieghi se sul Senato dicevi ci state? Guarda, o no? Perché questo vuoi dei senatori eletti o dei sindaci trasferiti? Noi facciamo, noi facciamo... Perché io mi sono fatto votare su questa cosa. A me mi hanno votato in 3 no, milioni. No, Matteo, guarda, questa è la più grande notizia. E c'è solo Quagliariello. Quella è la più grande notizia, questa è la più grande notizia per Enrico Letta di tutta la serata, nel senso che fare questa riforma qua come dire, toglie da dosso il rischio o la possibilità che la legislatura si interrompa rapidamente. Nel senso ma che se per mi fa delle cose serie, si va fino ai 2029, fantastico, basta che facciate le cose. Ma ti si allunga il 2029. Ecco, no, è importante questo perché per fare questa riforma, essendo una riforma costituzionale, è un anno forse non basta, giusto? Beh, i tempi non so se sono esattamente secondo questi. Secondo me un anno non basta. Insomma, volendo in 8 mesi si può fare. Si può fare, vabbè, insomma, diciamo che ci si sta giusti in un anno. Sì. Senatore, le portano via il posto, la poltrona. Ma per carità, intanto Renzi deve fare un'elezione a Firenze, quindi anche lui deve fare una competizione. Ma insomma, ma mi sembra... Perché questo ragazzo va veloce, qui si fanno i fatti così. Sì, va veloce, ma forse dovrebbe anche studiare un po' più di diritto costituzionale. Il problema primo è ridurre il numero dei parlamentari in maniera secca, mentre dietro a questa proposta c'è che restano 630 alla Camera
e poi al Senato a zero costi si fa la Camera delle Autonomie. Che già non è, insomma, sono comunque 300. No, no, questo non va bene, bisogna ridurre notevolmente quelli della Camera e andare a discutere che cosa facciamo del Senato. Perché solo la Camera delle Autonomie, beh, basta la conferenza Stato-Città o la conferenza Stato-Regioni per fare questo. È giusto che ci sia una Camera che tratti la materia delle autonomie locali, ma noi non dimentichiamo che noi stiamo parlando di Stati Uniti d'Europa, di processo federale dell'Unione Europea. E dove la mettiamo la legislazione ascendente e discendente? Chi si occupa dei trattati internazionali? Cioè dire che solo una Camera deve dare la fiducia e che solo una lettura ci deve essere sulle leggi essenziali dello Stato è una cosa. I poteri della seconda Camera, basta guardare il Senato francese, il Senato belga, la Camera dei Lord, il Bundesrat, è diversificato secondo le tradizioni di ogni paese. Quindi dal punto di vista dei costi, Renzi stia tranquillo che su quel punto lì noi lo troviamo, perché noi dobbiamo ridurre di almeno 400 i parlamentari italiani. Quello su cui dobbiamo invece discutere bene, ma siccome costruiamo le istituzioni dei prossimi 50 anni, immagino, non dei prossimi 5 mesi o del prossimo anno e mezzo, quanto dovrà durare questo governo, io credo che sulla seconda Camera dobbiamo studiare un po' di più il sistema dentro al quale noi stiamo andando verso un sistema federale europeo, non è che possiamo fare la mosca cocchiera del sistema istituzionale. Insomma, mi sembra di capire che al Senato le cose andranno un po' per le lunghe, onorevole, no, o se no, se no bisogna, ha ragione, se no bisogna che vi tagliate voi. Ha ragione il Presidente Susta, ha ragione, perché non si può parlare per spot come fa oramai da tanto tempo Renzi. Quelle cose, alcune cose, Renzi forse non ricorda, fa la domanda ad Alfano, Alfano era già nel centrodestra, il centrodestra già fece una riforma bocciata poi dal referendum dai cittadini, qualcuno lo ricorda. Forse non se lo ricorda Renzi, la riduzione del numero dei parlamentari, che al di là delle funzioni che saranno del Senato o meno, deve essere ridotta comunque, anche se rimane una sola Camera a fare legislazione, una sola Camera ad avere la fiducia. Tutto quello che è la riduzione dei parlamentari è necessaria non solo perché la farraginosità con 630 persone per legiferare, dico io, è un conto, con 500 o con 400 è un altro, dico, è un altro conto, in meglio naturalmente. Che il Senato poi non debba sparire, ma che non debba essere solo e soltanto... Lui non ha detto che deve sparire Renzi, ha detto insomma che cambia molto pelle. Che senso ha parlare solo di Senato delle autonomie, quando invece in tutto il mondo... la cosiddetta Camera Alta rispetto, chiamiamola Camera Bassa, ha funzioni completamente diverse o quantomeno aggiuntive rispetto a quelle del rapporto con il territorio per le autonomie. Per cui la riforma va fatta, si può fare anche nel giro di 8 mesi, di 10 mesi, sì, di un anno. Sì, però la trattativa direi che sia molto lunga. Nel contratto di coalizione dovremmo discutere quali sono le finalità. Tanto è vero che Alfano ha detto va bene, però parlare per spot legati solo a soltanto, perché ha rimarcato a costo zero, quando i consiglieri regionali si dovessero andare a far parte o i sindaci dovessero andare a far parte del Senato debbono venire a Roma, io poi voglio chiedere a Renzi che gli le dai rimborso di spese per venire a Roma. Il comune, non so se Firenze. Lo sono io. Vedremo. I comuni che non ne hanno. Giancarlo Feliziani, ancora un punto della e lista. E poi ci sono i diritti civili, che è un altro tema che divide abbastanza. Sentiamo. Trovo che sia naturale che l'Italia non possa essere l'unico paese, assieme alla Grecia e a un altro, diciamo soltanto la Grecia, credo, e non mi scuso con i greci se ho sbagliato, che non ha una legge che disciplina dei principi sacrosanti, per cui se due persone che si vogliono bene dello stesso sesso hanno diritto ad avere alcuni riferimenti chiari, semplici e che sono presenti in tutto il mondo occidentale, non vedo per quale motivo si debba continuare a dire di no. Siccome io sono quello più diciamo prudente di tutti nel PD, ma ho vinto le primarie, come ho vinto le primarie sul tema della Bossi-Fini, sul tema del servizio civile obbligatorio, sul tema della legge sulla cooperazione internazionale, tutti argomenti che mi piacerebbe discutere, credo che sia naturale che si possa discutere. E siccome nel centrodestra, a parte qualche eccezione, si ti può proibisco di nominare Giovanardi. No, non nomino Giovanardi, però Angelino oggi ha deciso che pensa a Quagliariello sulle riforme e a Giovanardi sugli onori civili, e andiamo da amore d'accordo. Che problemi c'è? Ci pensa Angelino. Buon divertimento con Giovanardi. Allora, l'abbiamo evocato già per la seconda volta. Alfano ha risposto, se non mi ricordo male, perché io ho visto ovviamente questo dibattito, ha detto va bene purché non si sfasci
la famiglia. Cosa significa purché non si sfasci la famiglia? Nessuno vuole andare a toccare la famiglia tradizionale, si vuole allargare la possibilità anche agli altri. No, Angelino ha risposto purché non si sfasci la famiglia, perché la concezione di Angelino è di... e dalla maggior parte del centrodestra che la famiglia è formata da un uomo, da una donna e da figli, tra virgolette, prodotti da quell'uomo e quella donna che si sono sposati. Per quanto riguarda chi si vuole bene, come dice Renzi, dello stesso sesso, e chi dice che non bisogna intervenire su questo? Intervenire da un punto di vista civilistico dei diritti che ci possono essere. Certo, religioso, io, no, chi io sono importa, uno dei no, primi. Della... guardi, io sono stato per un certo periodo correlatore della legge sulla omofobia con Scalfarotto. Sì, me lo ricordo bene. Poi ho abbandonato diciamo il mio ruolo, perché si cominciava a mettere insieme le cose tra unione, quindi matrimoni gay, e questa legge sull'omofobia. Siccome io sono contro le unioni gay, e lo dico apertamente, ma non certo contro le leggi civili, quale può essere quella contro l'omofobia che c'è in tutti gli stati e che abbiamo anche noi, anche se un po' ridotta oramai rispetto a quella che era partita fino a quando io ho fatto il correlatore, ma... per quanto riguarda i diritti di due persone che hanno convissuto magari per anni e anni e anni e poi non si vedono riconoscere diritti rispetto a quello... credo che si parli di qualche cos'altro. Senatore, lo chiedo anche a lei, perché poi abbiamo visto, no, la prima pagina di Libero che parla di questa corsia preferenziale al Senato, di un accordo che si sarebbe raggiunto fra PD e Movimento 5 Stelle per mandare velocemente avanti invece qualche cosa che ha più a che vedere... intanto al Senato... è già incardinata in Commissione Giustizia la discussione sulle unioni di fatto. Unioni di fatto. Mi pare che anche Renzi abbia introdotto una differenza tra quello che è l'articolo 29 della Costituzione, cioè il matrimonio, il concetto di famiglia, e le unioni di fatto. Però questa non può diventare, come dire, l'occasione per non riconoscere quelle situazioni come appunto... quelle che ricordava Renzi, che mi avete perfettamente d'accordo, che vanno disciplinate con un sistema di diritti articolati. Insomma, la famiglia tradizionale resta la famiglia tradizionale. Chi non vuole accedere a quella famiglia tradizionale, chi non può magari, o che no? non può accedere a quella famiglia tradizionale, deve avere un riconoscimento articolato di diritti. Si chiamano unioni di fatto, in Francia si chiamano Pax, in un altro mondo si chiamano in un altro. Quello dove in vedo... Francia ormai si possono proprio sposare, quel, sono ecco, i matrimoni. In altri paesi europei... In Spagna ci si quello sposa, che noi, in Inghilterra, quello che noi dobbiamo, in tutti, quasi a mio Europa. Giudizio, quello che noi dobbiamo fare... e attestarci su quelli che sono gli standard diffusi in tutta Europa. Ci sono anche sentenze... Quindi matrimonio, della Corte... non in tutta qua. Europa non in c'è infatti, il concetto dell'equiparazione del matrimonio. No, non in tutta Europa si parla di matrimonio. Ma il complesso dei diritti che anche la Corte di Strasburgo ha stabilito, io credo che questo sia un terreno su cui trovare una larga intesa in Parlamento. Allora, signori, siccome abbiamo i tempi strettissimi, dobbiamo andare rapidamente avanti. Hai ragione comunque, Giancarlo, sarà un tema divisivo, non credo che l'accordo si raggiungerà rapidamente. Beh, mica tutti nel centrodestra sono come Giovanardi, eh? No, è vero, infatti. È vero, no? Ma infatti vedremo come andrà a finire. Si è parlato anche di lavoro, perché Renzi ha posto di nuovo una questione importante, l'abbiamo vista invece sull'unità. L'unità ovviamente ci ha fatto il titolo, perché lui ha detto lasciamo perdere l'articolo 18, non è quello il problema, andiamo avanti. Io credo che forse avrà più problemi all'interno del proprio partito che con il nuovo centrodestra o con Scelta Civica, anche se... per l'appunto, proprio dal suo partito gli hanno detto purché non si ricalchi la Fornero, perché in qualche modo, no? Allora, senatore, ma guardi, la legge Fornero fu una legge di mediazione che, insomma, fu bloccata la questione essenziale dell'articolo 18. Oggi mi pare che si voglia dire per i giovani di nuove assunzioni consentiamo che vengano assunti e togliamo il problema dell'articolo 18, cioè li possiamo licenziare nel caso in cui ci siano... ragioni economiche per le aziende. È una cosa che possiamo accettare. È evidente che si tratta di sbloccare il mercato del lavoro. C'è oggi un problema anche legato all'uscita. Sa che il timore è che poi questa perdita di diritti si estenda anche agli altri e anche... Ma il problema del nostro paese non è tanto quello di tutelare quel posto di lavoro,
ma creare un sistema di protezione, di ammortizzatori sociali, di processo per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, che è stato bloccato da un conservatorismo, degli opposti conservatorismi, perché anche gran parte della destra su questo non ha mai fatto forzature, e che ha bloccato il nostro mercato del lavoro e blocca l'accesso. Quindi mi sembra che Renzi coraggiosamente stia dicendo alla sinistra conservatrice: guardate che certi tabù stanno impedendo a tanti giovani di entrare nel mercato del lavoro. Incominciamo da loro. Dopodiché io tutto questo piacere degli imprenditori di licenziare la gente, francamente, allora, in questo sì, periodo è vero, non lo vedo. I problemi li avrà all'interno del suo partito. Damiano Ficoneri, andiamo invece intanto adesso a questo punto, perché quello che succederà ovviamente lo vedremo poi nei prossimi mesi. Intanto però nelle prossime ore legge di stabilità. Domani si va in aula, si comincia a votare. Ci dici le cose più importanti? Che... Ce ne sono diverse. Visto che parlavamo di lavoro, possiamo cominciare dal fondo di riduzione del cuneo fiscale, che appunto verrà finanziato dalla spending review. Poi ci sono questi soldi trovati, questi 950 milioni di euro trovati per questi 17.000 esodati, c'è la copertura del buco dell'INPS, c'è un alleggerimento della web tax, quindi non ci sarà bisogno di partita IVA per le società internazionali che operano sul però, web. Però appunto che non è stata tolta del tutto. No, non è stata tolta del tutto, c'è una, diciamo, è stata alleggerita. Anche qui se ne è molto discusso il tetto e non il divieto del cumulo tra pensioni e chi opera poi, chi ha anche un incarico pubblico. Un tetto peraltro piuttosto alto, perché 300.000 euro, 300.000 euro, insomma, no? Cioè, raggiungerlo questo tetto. Beato chi ce l'ha. E quindi l'obiettivo era raggiungere un divieto di cumulare queste due cose, ma non è arrivato. C'è la sanatoria sulle cartelle di Equitalia, almeno quelle fino al 31 ottobre 2013, quindi non si pagheranno gli interessi. Poi ci sono una serie di provvedimenti, per esempio per la costruzione degli stadi, evitando la speculazione edilizia, cioè costruire stadi senza costruire unità abitative intorno, creare nuovi quartieri, nuove cittadine intorno alle strutture sportive. Senti, insomma, c'è di tutto e di più. La mia impressione è che la chiamiamo legge di stabilità, ma in realtà siamo tornati alla vecchia finanziaria, alla vecchia salta di vigenza. La stessa cosa. C'è poco di organico, poco di... È così o no? Sì, fondamentalmente è la stessa cosa. E allora, signori, se è così, ha ragione chi dice che questa legge è stata fatta in questo modo perché tanto si andrà a votare presto, no, e quindi si è fatta la solita distribuzione di prebende, di favori a chi andavano fatti e non si è avuta una visione d'insieme e non si è ragionato sulla lunga distanza? La vecchia legge finanziaria venne modificata da una legge che poi si è chiamata legge di stabilità e cui io ho fatto il relatore. E naturalmente è stato anche un modo per allontanarsi una volta per tutte da quella, il classico assalto alla dirigenza che però direi che stavolta gli indiani sono arrivati. Bisogna ammettere che si è arrivati anche non come una volta, ma si è tornati indietro, ma per un semplice motivo, perché è inserita questa legge, è inserita in un momento storico, politico ed economico un po' particolare rispetto, perché la legge di stabilità l'abbiamo fatta praticamente per 3 anni già col nuovo sistema e non è accaduto nulla. Mi volete spiegare per quale motivo in questo momento invece si è tornati? Perché appunto i detrattori dicono perché tanto si va a votare. Senatore, lei non è d'accordo? È la necessità, non si è fatto. No, io sto rispondendo a quello che lei ha insinuato giustamente e legittimamente. Dice, non è perché tanto oramai non è così. È il momento storico che doveva consentire. Oppure non avete avuto il polso sufficiente per seguire chiudo solo una cosa: questa legge serviva anche e serve anche al rilancio, e il rilancio può passare anche attraverso la
piccola prebenda al comune o a una società che ha bisogno per continuare a mantenersi in piedi per poter andare avanti. Io dico che le ragioni per cui si è arrivati a fare una legge di stabilità come questa, parzialmente vicina alle vecchie leggi finanziarie, è legata al momento storico. Senatore, lei è d'accordo? Le chiedo una risposta telegrafica perché stiamo... No, io dico che una legge di collegata al bilancio in questo modo non ha proprio senso, lo dico da parlamentare nazionale di prima nomina, ecco. Ma 6.000 emendamenti, o consentire 800, che sulla legge di bilancio si faccia 6.000 emendamenti non ha senso, dovrebbe essere davvero un prendere e lasciare sui grandi indirizzi. Questo è un errore, va ammesso, va corretta. Già la legge finanziaria era nata con questi intendimenti. Poi diventò l'assalto alla diligenza, adesso con la legge stabilità stiamo tornando all'assalto alla diligenza. No, non va bene, dobbiamo dirlo davanti agli italiani. Così non va bene. Però ci sono i collegati, poi a cui bisogna... Va bene, vedremo. Allora, cui... intanto saluto Paolo Pellacani, buonasera, che si è già seduto buonasera, per lo sport, buonasera. E quindi vi chiedo di buonasera. Rispondere rapidissimamente, ancora un paio di domande, poi Paolo ti do la linea perché so che ancora, insomma, calcio scommesse, ancora storiacce, però Paolo, voglio avere da voi un paio di risposte. Allora, innanzitutto, appunto, abbiamo detto oggi Berlusconi voleva andare all'estero, non ci può andare, voleva andare a Bruxelles perché gli hanno ritirato il passaporto. Secondo voi è giusto oppure no? Posso rispondere? Sì. Io sono assolutamente d'accordo con lui. Cioè, io sono notoriamente un avversario di Berlusconi e non da oggi. Però sinceramente che nell'Europa di Schengen non si consente a una persona di andare a Berlino piuttosto che a Parigi non ha senso. Non vedo nessuna ragione di pericolo di fuga da questo punto di vista. Bisognerebbe rivedere le regole alla luce del contesto internazionale, che poi l'Europa per me quindi non è internazionale. Quindi nessun rischio di fuga. Decreto carceri, abbiamo visto, vabbè, c'è stato questo episodio oggi di cronaca nera, stati. Pazzesca. Sì, sì, fra l'altro io ricordavo un esempio del 2005, uno dei tre autori del delitto del Circeovic, che venne fatto uscire proprio per un permesso premio e in quell'occasione uccise madre e figlia, sì. E sapevano benissimo chi era, quindi ahimè succede. Ma sul decreto carceri le voglio chiedere un'altra cosa. Sì. In realtà il decreto è stato licenziato salvo intese. Il che significa che è possibile che ci siano delle modifiche. Fra queste modifiche è possibile che venga introdotta, perché se ne parla, la possibilità di non fare il carcere dopo i 75 anni? E quindi di salvare Berlusconi di nuovo, ritorniamo qua? Il fatto che se ne parli significa che è possibile, sicuramente. No, ma è secondo possibile. Lei la vede... Secondo me non glielo so dire, anche perché sarà visto il Parlamento... Visto che fa parte di un partito di governo... Sarà il Parlamento poi a decidere. Se io le devo dire, lei la pensa che potrebbe essere un emendamento corretto? Ma devo dire, potrebbe essere corretto. Il problema è che oggi certe cose che esistono già un po' dappertutto, bisogna evitare di pensarle solamente perché le si collega solo e soltanto al fatto che ne può usufruire una persona rispetto, e che è Berlusconi, rispetto a magari ad altre migliaia che aspettano una legge del genere. All'estero già esiste questo limite. Secondo me, se non hanno Berlusconi, attuata una norma del genere, sicuramente non tutti diventare... No. Non possiamo neanche fermare le cose giuste. Va a finire che adesso per fare Berlusconi. Le cose, anche se vuoi fare una cosa giusta, sei frenato per il semplice fatto che ti puntano il dito, l'hai fatto per Berlusconi. Come va sempre bene. Così, no? Paolo, allora, parliamo di... cronaca nera legata... Il giorno dopo agli arresti e il nuovo terremoto che ha riguardato il calcio scommesse, oggi sono stati i primi interrogatori degli arrestati, spunta anche una misteriosa agenda di un personaggio cinese comunque legato ad alcuni dirigenti e comunque coinvolto in questa organizzazione per truccare le partite. Vediamo. Per gli inquirenti è cominciata la fase degli interrogatori di garanzia, la ricerca di nuovi particolari nelle dinamiche delle scommesse. Dei quattro arrestati hanno parlato Fabio Quadri e Cosimo Rinci, i due pesci piccoli da quello che sta emergendo. Diverso il peso di Spadaro e Bazzani, che probabilmente saranno ascoltati venerdì. Davanti al GIP di Cremona Salvini, Quadri ha ricostruito il suo rapporto con Spadaro, uno dei Mister X che lavorava sui dirigenti. Sempre secondo Quadri, il vecchietto, cioè Spadaro, parlava anche di un suo capo da cui scaturivano le decisioni. Il presunto capo potrebbe essere Francesco Bazzani, l'altro Mister X. Quadri avrebbe spiegato che negli ultimi tempi Spadaro puntava molto meno a causa dell'indagine in corso. Sarebbe marginale il ruolo di Quadri nelle partite truccate, più che altro veniva usato come galoppino al seguito del faccendiere siciliano Spadaro. Anche Cosimo Rinci, team manager del Riccione, avrebbe ridimensionato la sua figura di informatore sulle gare addomesticate.
potrebbe riservare sorprese all'agenda del cinese Wang Yikui, chiamato Massimo, in cui sarebbe riportato un lungo elenco di partite. Il cinese probabilmente metteva i soldi per scommettere e pagare la corruzione di dirigenti e calciatori, ha puntato anche su Inter e Roma. Intanto, dopo il dolore e la rabbia, Rino Gattuso è determinato ad essere ascoltato al più presto. Sulla sua specchiata onestà, il mondo del calcio, da Galliani a Malagò a Zamparini, ha speso parole importanti. Cristian Brocchi sottolinea che quei 110 contatti non sono una follia, servivano per i biglietti delle partite. Intanto Conte, chiamato in causa per Siena Albino Leffe dal portiere Coppola, alza la voce e ricorda di essere già stato giudicato. Dopo il successo in Coppa Italia della Juve, Conte ha scelto il silenzio stampa. È arrivata seconda. E allora andiamo a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport che parla naturalmente del calcio scommesse. Gattuso non c'entra, il ruolo di ringhio marginale nel mirino, il suo amico, primi interrogatori per gli arrestati. Ma anche gli ottavi di finale di Coppa Italia, la Juve bis si diverte con Giovinco, in Coppa Italia 3-0 all'Avellino passa la Juventus. C'è un altro fronte molto caldo da ieri dopo le decisioni del giudice sportivo che riguarda le curve vuote per i cori offensivi intonati dai tifosi. Il derby di Milano si avvicina e a muoversi per evitare di vedere vuota una parte di San Siro sono entrambi i club. La scala del calcio senza una delle due curve, davvero troppo per una Serie A che proprio in questi giorni non sta certo dando una meravigliosa immagine di sé. Una notizia confortante arriva da Adriano Galliani. Il divieto imposto alla curva dell'Inter, dice, non ha senso, sarebbe una vera ferita. Ma ho parlato con il direttore generale nerazzurro Marco Fassone. Tutte e due le società stanno cercando di far posticipare la sanzione. In attesa di una schiarita sono in programma per domani riunioni dei supporter di Inter e Milan. Non c'è derby senza curve, è il mantra di entrambe le tifoserie. Altra squadra penalizzata, la Roma, il ricorso è pronto. Intanto su internet gira un video che apparentemente scagiona i supporter giallorossi. Sempre sul fronte delle tifoserie non c'è chiarezza sulla vicenda dei laziali detenuti a Varsavia. La magistratura polacca ha comunicato il rilascio dietro cauzione degli ultimi 12 italiani, ma secondo l'ambasciata in Polonia ci sarebbero ancora 6 tifosi in carcere. Allora andiamo a vedere anche la Gazzetta dello Sport che mette in prima pagina un'intervista a Destro. Io, Balo e Rossi Tris Mondiale, l'intervista al baby gioiello giallorosso Mattia Destro. Le scommesse spunta l'agenda del cinese, come abbiamo visto, fa tremare il calcio. Poi la difesa di Gattuso e la Juventus. 2-0 la Juve 2 contro l'Avellino, 3-0 negli ottavi di finale. Parliamo adesso di Spagna perché ci sono... insomma, non una bufera, ma insomma, alcuni problemi che riguardano il calcio spagnolo. C'è per i più importanti club, compresi Barcellona e Real Madrid, un'accusa di aver ricevuto sovvenzioni statali e all'interno poi del Barcellona altri problemi per Messi e per Neymar per quanto riguarda il suo mega contratto, la compravendita dal Santos. Una vera e propria bufera, quella scatenatasi in Spagna. Tre diverse storie, un unico denominatore. Iniziamo dal brasiliano del Barcellona, Neymar. Il suo contratto di trasferimento dal Santos sarebbe costato molto più dei 57 milioni di euro dichiarati. L'accusa parte dalla società Sonda, che deteneva il 40% del cartellino del giocatore e che reclama un credito di altri 25 milioni in aggiunta ai 7 già ricevuti. Questo perché il cartellino di Neymar sarebbe costato in realtà 72 milioni. Aggiungendovi poi i 90 relativi al contratto del giocatore, la cifra arriva a un incredibile totale di 194 milioni di euro. L'altra inchiesta l'ha fatta scattare sempre a Barcellona Jordi Casas, fondatore dell'omonima associazione che si occupa di promuovere la cultura catalana nel mondo. Casas ha accusato il presidente del Barcellona, Sandro Rossell, di aver distratto dalle casse sociali una cifra di 40 milioni di euro. Guai ancora più imminenti per Leo Messi, già interrogato dalla Guardia Civil, riguardo la struttura da lui creata per lo svolgimento di partite benefiche e i cui incassi sono finiti nelle casse della Fondazione Messi, nata per scopi a questo punto non proprio umanitari. Accusato da uno dei promotori, Messi ha negato di conoscere gli organizzatori, essendo suo padre, Jorge, preposto ad occuparsene.
La ciliegina sulla torta è l'inchiesta aperta dal commissario dell'Unione Europea, Joaquín Almunia, circa presunti aiuti economici dei quali avrebbero beneficiato 7 grandi club spagnoli, tra cui Barcellona, Real Madrid, Athletic Bilbao e Valencia. Vantaggi fiscali, operazioni immobiliari e garanzie finanziarie attraverso prestiti, le accuse dalle quali le società dovranno ora difendersi. Insomma, non ci sono problemi solo per il nostro di calcio. Chiudiamo invece con queste immagini di Papa Francesco che oggi al termine dell'udienza generale ha salutato sul sagrato di San Pietro la squadra di calcio del San Lorenzo che ha appena vinto lo scudetto in Argentina, squadra di cui lui è tifosissimo. I giocatori hanno consegnato la coppa al Papa che l'ha subito alzata, come vediamo in queste belle immagini di Papa Francesco. Gli hanno dato anche una maglia rosso-blu del loro club con la scritta Francisco Campeón. Bergoglio, grande tifoso e socio del San Lorenzo, ha scambiato, come avete visto, strette di mano con i giocatori complimentandosi per lo scudetto appena vinto. E con Papa Francesco e il suo San Lorenzo direi che è tutto. Va bene, gli hanno fatto un bel regalo. Damiano, hai qualche notizia da darci? Sono buone notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Ah, giusto, la Fed. Sì, perché la Federal Reserve ha cominciato la procedura di tapering, cioè sta scalando piano piano indietro gli aiuti all'economia dati per 5 anni all'economia americana, in particolare il famoso quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli pubblici per immettere liquidità. Quindi lentamente comincerà a fare di meno, comincerà con 10 miliardi di dollari, non sono pochi, però da 85 a 75 comunque la cifra si sente, è il segno che l'economia americana sta riprendendo e anche le previsioni sono molto buone perché per il 2014 si parla di una crescita dal 2,8 al 3,2%, una diminuzione del tasso di disoccupazione. Ci fa piacere per gli americani, avrà qualche riflesso su di noi perché si era detto che forse poteva... No. Potrebbe anche averlo, il problema è che noi siamo ancora in ritardo. Però Letta ha detto che nel 2015 cresciamo del 2%. Letta dice anche che nel prossimo anno cresceremo dell'1%, diverse altre fonti internazionali dicono che l'Italia non crescerà più dello 0,4%. Quindi speriamo abbia ragione Letta. In questo caso davvero. È 1:20 in questo momento, è tardi, andiamo a dormire. Buonanotte.